Dopo 20 anni un papa torna a visitare Bologna, la città di San Petronio, il vescovo patrono, sempre nel segno dell'Eucaristia. Il 1° ottobre Papa Francesco sarà nel capoluogo dell'Emilia-Romagna per chiudere il congresso eucaristico diocesano iniziato nel novembre del 2016, come il 27-28 settembre del 1997 fece San Giovanni Paolo II per concludere l'appuntamento eucaristico di tutta la Chiesa italiana. Allora Papa Wojtyła utilizzò le parole della canzone più famosa di Bob Dylan, Blowing in the Wind, che il menestrello del rock aveva cantato davanti a lui nella veglia con i giovani, per ricordare che nel vento sta soffiando la voce dello Spirito, che chiama a seguire la strada di Cristo, strada della verità, via della vita. 20 anni dopo, la mattina di domenica 1 ottobre, dopo aver visitato Cesena, che celebra il 3° centenario della nascita del concittadino Papa Pio VI, Francesco parlerà di Eucaristia partendo dall'incontro con i 1000 migranti ospiti dell'hub regionale di Bologna. Poi, a mezzogiorno, raggiungerà Piazza Maggiore, il cuore della città, per incontrare il mondo del lavoro, salutato al suo arrivo dall'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi. È la conclusione del congresso eucaristico, un congresso che è stato tanto importante, come sempre i congressi eucaristici nella diocesi di Bologna. Quest'anno il tema Eucaristia, città degli uomini, ci ha aiutato a riscoprire la presenza del Signore nell'Eucaristia e anche attraverso l'Eucaristia guardare con occhi nuovi, con gli occhi della misericordia, con gli occhi di Gesù, la città degli uomini. Quindi vederla in maniera diversa, vederla con più interesse e quindi capire la realtà degli uomini. E questa è la prima parte, questo spiega anche per esempio la visita con cui inizia la visita di Papa Francesco, che è quello con le periferie più lontane, quelle che arrivano anche nella nostra città, che è l'hub di Via Mattei, dove giungono dal porti dove sono accolti i profughi che sbarcano nel nostro paese. Da Piazza Maggiore il Papa entrerà nella Basilica di San Petronio per pranzare con poveri, rifugiati e detenuti. E quindi, dopo il riposo in arcivescovado, alle 14.30 si sposterà nella Cattedrale di San Pietro, dove incontrerà sacerdoti, religiosi, seminaristi e diaconi. Ai piedi del crocifisso di legno del XII secolo, della Cattedrale, 20 anni fa, Giovanni Paolo II incontrò le monache di clausura. Con sacerdoti e religiosi, Papa Francesco parlerà anche della parola di Dio, visto che domenica 1 ottobre si celebra la giornata della parola, istituita al termine del Giubileo della Misericordia. Nel documento conclusivo finale dell'anno della misericordia, Papa Francesco ha indicato due domeniche. La domenica, la giornata dei poveri, che si terrà nel mese di novembre, la 33esima giornata del tempo ordinario, e poi questa domenica della parola, ripartire dal Vangelo, rimettere al centro la parola, ascoltarla con la gioia di un Vangelo che cambia la nostra vita e ci aiuta a portare la gioia al mondo intorno. Dalla cattedrale il Papa raggiungerà la Basilica di San Domenico, che accoglie le spoglie del fondatore dell'Ordine dei Frati Predicatori, morto a Bologna nel 1221. Pregherà davanti alla splendida arca che custodisce le spoglie del santo e al reliquiario del capo, e poi uscirà sulla piazza per incontrare gli studenti e il mondo accademico della più antica università del mondo occidentale, come nel 1988 fece San Giovanni Paolo II, in Aula Magna e in Piazza Maggiore. L'ultima tappa della visita sarà la concelebrazione eucaristica allo Stadio Dall'Ara. Accanto all'altare sarà presente il quadro della Madonna di San Luca, portato dall'omonimo santuario cittadino. Dall'incontro con Papa Francesco, il vescovo Zuppi attende prima di tutto una conferma della fede dei bolognesi. La conferma è aiutarci a vivere la scelta del Vangelo, questa scelta di guardare con gli occhi di Gesù e di vivere la gioia del Vangelo, come con tanta insistenza Papa Francesco ci chiede. E quindi credo che darà tanti frutti di consapevolezza e anche di un vero entusiasmo, nel senso più vero, profondo, cioè di una gioia che riempie la nostra vita e che proprio per questo ci porta ad andare con responsabilità e con fiducia incontro agli altri.